Pensa Marco, i primi tempi che andavo a scuola, mi ricorderò sempre. Ti ricordi Aurora quando si portò per la prima volta Rita a scuola, alla scuola materna, si fece l'iscrizione. E noi tranquilli, perché noi abbiamo sempre pensato, ogni bambino deve andare a scuola, cioè, che problema, cioè, il problema non sussisteva per noi. Lei doveva frequentare la scuola come tutti gli altri bambini. A un certo punto ci si presenta davanti il primo giorno di scuola, l'insegnante fra poco ci casca un colpo per terra, cioè proprio la vidi terrorizzata, terrorizzata nel vedere, nel non capire cosa sto facendo, cosa potrò fare con lei. Pensa a questo, ti parlo di tanti anni fa. E da lì è iniziato un po' il nostro percorso. E quindi ci siamo anche con durezza, con certe strategie che abbiamo adottato nel tempo. Ti ricordi quando si è fatto il corso di formazione? Grazie a delle persone che abbiamo conosciuto, a un insegnante di Milano che ha portato appunto questo corso di formazione alternativa alla comunicazione, e quindi gli insegnanti hanno imparato a comunicare con lei attraverso questo metodo. Buongiorno Elita. Buongiorno. Guarda lì che scorta che Gli insegnanti e i bambini. Infatti Elita comunica attraverso questa tabella di letto-scrittura. Ti piace il gattino? No, non ti piacciono i gatti? Ora attualmente stiamo affrontando anche con il computer questo percorso. Ci stiamo provando, vediamo dove possiamo arrivare, vediamo quello che Lita Rita, ci darà. si scrive con la tastiera il nome di Babbo? Lo vuoi scrivere? Con le manine. Così viene scritto sul computer. Insomma, ci deve essere questa sinergia e anche con le insegnanti stesse, soprattutto nell'ambito scolastico. Io penso che la scuola rappresenta il punto fondamentale di vita per tutti, poi, perché un buon percorso scolastico ci porta nella vita ad affrontare meglio determinate situazioni. Di strada, penso, Aurora, ci sia molto ancora da fare. Comunque, credo che noi non parliamo forse una lingua normale. Parlando questa lingua normale un po' crea dei problemi a tanti, perché come, tra virgolette, esiste un problema e noi il problema non lo vediamo, cioè noi non lo vediamo per niente il problema. Perché noi in Elita guardiamo Elita è nostra figlia, cioè l'importante è la salute. Una volta che sta bene salute, il resto non è niente. Cioè, è tutto un andare avanti nel tempo, provando delle strade, vedendo se sono quelle giuste. È la cultura di chi ascolta, di chi guarda i nostri ragazzi, capire che non esiste il problema, ma es esiste quella parte positiva di loro che poi esiste in tutti. Eccoti, eccoti. Vuoi dare un bacio? Vuoi dare un bacio? Sì o no? Oh, grazie, grazie. Ostacoli abbiamo trovato. Ad esempio, anche l'inserimento nelle classi successive, Aurora, con gli insegnanti, tanti insegnanti hanno capito il nostro percorso. Per esempio, nella scuola materna abbiamo avuto più difficoltà a far capire la nostra mentalità, che poi era quella della normalità, non è che si diceva qualcosa di diverso. Mentre nelle scuole elementari il percorso è stato veramente migliore, cioè il percorso fino ad ora, qui la Elita fa la quinta elementare e passerà in prima media, è stato veramente, abbiamo trovato gli insegnanti che hanno fatto questo corso di formazione per la comunicazione alternativa, hanno trovato lo spirito giusto per interagire con Elita. I bambini della classe di Elita si sono trovati proprio nell'ottica giusta, cioè i bambini hanno fatto, che poi i bambini secondo me non hanno fatto proprio niente, perché i bambini sono spontanei di suo, quindi non hanno niente da insegnare, cioè noi genitori non insegniamo poi niente ai nostri ragazzi, il bambino è spontaneo di suo, quindi non si sono preoccupati di Elita. Elita era Elita, il suo compagno di classe, la sua compagna di classe, quindi c'è stata questa tranquillità dalla prima elementare praticamente fino in quinta elementare. Elita ha raggiunto, cioè, delle cose incredibili che veramente, cioè, nessuno si sarebbe aspettato perché, cioè, ti basta pensare, Marco, anche, cioè, quello che i medici hanno detto all'inizio quando, insomma, era piccolina, quindi i primi incontri fatti, le prime visite proprio anche specialistiche, perché c'era appunto da dare la famosa diagnosi.
che poi praticamente, cioè è brutto anche dirlo, ma vengano etichettati, no? Quindi un marchio che poi magari non si toglieranno più di dosso. La strada da fare sarà tanta. E non nascondo che le lotte sono state fatte e dovranno essere fatte anche negli anni a venire. Però, cioè, quando poi si vedono i risultati, cioè, a volte magari anche con tanta arrabbiatura, con tanta paura dentro, proprio perché ti ritrovi a volte, sì, oltre che solo, anche spesso sempre umiliato, sempre, come potrei dire, hai sempre magari l'angoscia dentro perché già hai la paura dentro di te di non farcela, di non essere magari all'altezza, di essere, cioè, un genitore che potrà dare a questi bambini, cioè quello che giustamente invece, cioè tutte le opportunità che la vita dà a ogni essere umano, ecco, non ti danno quello, magari, cioè non, ecco, se te chiedi e non ti rispondono magari, non ti danno quello che proprio veramente vorresti, a volte basterebbe anche una parola. E quindi a volte, insomma, ti fa male dentro. E insomma, poi si è trovata anche le soddisfazioni. Sì. Soddisfazioni importanti, insomma. E lì io non so come facciano a mantenere una cordialità così tra di loro. Un grande rispetto in tutto ciò che fanno. E Lita è lì, insieme alla sorella, come se nulla fosse. Quella sua espressione mi guarda come se mi volesse dire qualcosa. Mi sento veramente in soggezione con quello sguardo puntato addosso, quasi come se mi dicesse di prendere a calci tutte le mie paure, come se mi incitasse a sfidare la vita giorno per giorno, proprio come fa lei. E una famiglia, quando si parla di famiglia, di unità familiare, e penso in questo contesto e siamo ora, che si vive in questo momento, sia importante. Credo l'unità familiare è importante, perché Alice ha tutte le sue amicizie, ha tutte le sue hobby, fa la sua vita tranquillamente, ma allo stesso tempo è di sostegno a Elita. Cioè, noi, questo è un discorso, secondo me, che va portato avanti. E purtroppo cosa succede? Che poi i fratelli e sorelle diventano grandi adulti, fanno la sua vita giustamente, pensano alla sua vita. Elita, che rimane in famiglia, noi diventiamo anziani e tutto si spinge come un finale, diciamo, senza ritorno. E quindi si pensa poi al dopo. E dopo cosa succederà?